Parola a Balzani, sindaco di Forlì. Sì, professore. Beh, prima di tutto potremmo anche consolarci pensando a una cosa, che tutto sommato la sinistra è in crisi dal 1849, cioè dalla crisi della Repubblica Romana, per cui tutto sommato, come dire, siamo all'interno. Ci avete lasciato soli a combattere. Siamo all'interno di un fenomeno che è, diciamo, che dura ininterrottamente, che, sul quale si sono, diciamo, appassionate generazioni e generazioni di militanti, ovviamente di pensatori. Dunque, la prima cosa che volevo, sulla quale volevo riflettere, anche per prendere gli spunti di Goffredo molto rapidamente, è quella che riguarda il fatto che, anche ascoltando questo bellissimo dibattito oggi, in cui mi sono divertito molto, mi sento una persona dipendente, cioè una persona dipendente dal partito, dall'idea di partito. Cioè, noi siamo in qualche modo drogati dall'idea di partito, ma siamo una minoranza. Dobbiamo essere consapevoli che nella stragrande maggioranza degli italiani in questo momento l'idea che ci siano i partiti a guidare il potere è una cosa assolutamente, diciamo, casuale, ma non necessaria. Non era così 30 anni fa. Oggi è assolutamente normale pensare che esista un potere come fenomeno assoluto o parassoluto che viene deciso di scendere dall'alto e che ci possono essere i partiti, ma ci possono anche non essere i partiti. Quindi noi stiamo facendo un dibattito di una minoranza all'interno di una minoranza che deve ritornare a essere maggioranza sociale nel paese, ma che in questo momento è minoranza. Quindi prima di parlare, diciamo, del campo, è importante capire che dobbiamo addirittura rilegittimare la forma partito in assoluto come oggetto della come soggetto della politica, non solo per noi ma anche per quegli altri, perché anche per quegli altri è finita, cioè Forza Italia, destra, eccetera eccetera. Questo significa, secondo me, il tema dell'urgenza e soprattutto il tema che poneva la Barbara Palombelli, colgo l'occasione di raccogliere la provocazione sulle primarie. Lei dice: a un certo punto le primarie sì, mi stanno bene, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine questi vengono eletti, ma poi ci sono poi gli interessi. È questo infatti il punto, cioè noi abbiamo riattivato con le primarie uno di questi contatti con una massa di persone che probabilmente dei partiti non ci credeva più o quasi. In un segmento che è quello della decisione, semplicemente perché abbiamo dato in loro un potere di decidere. Queste persone al 90% vengono per votare contro quelli che vengono scelti dalla classe dirigente perché vogliono dimostrare di decidere. Dice: mi hai dato in mano il potere di decidere? Benissimo, tu mi dici che lui? Bene, io voto per quell'altro. Così almeno sono soddisfatto. Cioè ho fatto un atto che ha giustificato il fatto che vada a votare. Questo è, diciamo, al di là del fatto che questo naturalmente non significa che io sono uno eletto alle primarie casualmente, come Zed, quindi non parlo, voglio dire, non sto parlando dei meriti, dei contesti, ma sto parlando del meccanismo psicologico. Noi siamo entrati in abbiamo intercettato quello, ma quel meccanismo che dà alla sinistra un enorme potere dal punto di vista del contatto con le masse, perché l'abbiamo riacceso in quel momento, subito dopo si stacca, subito dopo il momento della decisione. Perché? Perché questi tornano a casa e poi dopo incomincia una specie di dialogo con l'eletto che normalmente fatica a essere soddisfacente per la questione che veniva posta dei tempi, cioè i tempi delle aspettative e i tempi delle decisioni. E noi su quelli, come amministrazione e come politica, siamo sempre indietro, perché i tempi delle aspettative sono iperaccelerati, i tempi delle decisioni, anche quelle che bisogna dare al cittadino nella maniera più banale, sono sempre troppo lenti. E noi lì arriviamo sempre un passo più tardi. Questo significa che c'è un tema del tempo, cioè del tempo della politica e della decisione politica e della risposta politica, che dobbiamo assumere come centrale, così come quello che diceva Brutti della memoria, cioè del tempo obbligato che abbiamo alle spalle, perché noi abbiamo addirittura poi cancellato la memoria di dietro, perché non tutte le memorie si cancellano, lo sappiamo, se non si inseriscono in quadri sociali della memoria, dopo qualche anno finisce tutto. Quindi abbiamo un problema di tempo alle spalle che non c'è più, se non per via personale genealogica, e di un tempo
di risposta che è schiacciato sulla presentificazione, lì siamo sempre fregati, perché c'è sempre di un cittadino che dice sei arrivato troppo tardi. In qualunque momento sei arrivato sempre troppo tardi. Questo che è il come uscire da questa dinamica, che è la crisi fondamentale nel rapporto, secondo me, fra noi e tutto il mondo dei cittadini che non crede più nei partiti, che dice ma che cosa me ne faccio della politica se non sta ai miei tempi, quando mi dà le risposte fa riferimento a delle cose dietro che per me sono morte e non esistono più. Ecco, questo deve essere, secondo me, l'oggetto di riflessione peculiare che dobbiamo fare per fare un passo avanti all'interno del disegno del campo, che non è, io qui volevo, credo, chiarire un concetto che Tronti aveva sviluppato, cioè che non è un indebolimento rispetto al tema della forza, credo che Goffredo parli di un campo di forze, non di un campo come alternativo alla forza politica, ma più che altro come invece un meccanismo per, diciamo, in qualche modo potenziare questa cosa. Comunque, come si può in qualche modo agganciare? Ecco, io credo che l'esperienza che faccio io come sindaco è proprio questa. Tu arrivi e poi ti rendi conto che dentro di noi, cioè il capitale globalizzato, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, non è fuori di noi, è dentro di noi. Perché le società municipalizzate che sono diventate dei potentati a livello internazionale sono partecipate dalle grandi multinazionali o dai fondi pensione di qualche paese e che poi vanno a definire le tariffe dei rifiuti nel nostro comune e ce lo impongono, sono nostre. Spesso ci sono dentro delle persone che abbiamo nominate noi. E questo che cosa significa? Che noi stessi abbiamo al nostro interno il conflitto capitalistico, ce l'abbiamo dentro. Non ce l'abbiamo fuori, ce l'abbiamo dentro, e finché ce l'abbiamo dentro e non sciogliamo la priorità degli interessi che dobbiamo tutelare, perché siamo in una fase di crisi della spesa pubblica, prima con la spesa pubblica che cresceva potevamo accontentare un po' più gli uni e un po' meno gli altri, ma accontentavamo tutti, adesso no, incomincia una fase in cui dobbiamo togliere, questo è il punto, e dovendo togliere bisogna fare le scelte, e dovendo fare le scelte dobbiamo smontare tutti i sistemi che noi stessi abbiamo costruito di potere che sono dentro la nostra parte, prima che con gli altri, per essere credibili verso quelli di fuori, no? E che rappresentano uno dei punti nevralgici del difetto in cui ci troviamo quando andiamo a discutere con i cittadini, che ti chiedono, ma insomma, tu vuoi la bellezza del paesaggio, ma lo vuoi poi lo sfruttamento, e poi cosa fai? I piani regolatori come le fai? E l'inceneritore lo vuoi o vuoi dall'altra parte il porta a porta e il distretto del riciclo? Ma che cosa vuoi? Dici che cosa vuoi. E noi non siamo in grado, o almeno io sono in grado di dirlo nella mia città, ma magari a 20 km dalla città vicina lo stesso partito esprime una posizione esattamente contraria, con la quale noi ci incartiamo immediatamente. Quindi io credo che questa tematica di fondo debba rappresentare la radice di una spinta al chiarimento, che non vuol dire più, guardate bene, mettere d'accordo le anime, le radici delle tradizioni precedenti. No, qui non è più questo, perché ci sono esseri umani che ormai si sono completamente fusi dentro questa. È che dobbiamo districare la componente che rimarrà fatalmente dentro uno spazio moderato, diciamolo così, fuori di questo campo, è una componente che potremmo anche includere dal campo degli altri, che magari invece si sta convertendo a un'idea di consumo del territorio, di riorganizzazione dei poteri, anche di beni comuni, intesi insomma come beni pubblici, che però deve essere totalmente riconquistata. Non ne parlo in maniera astratta, potrei fare, non lo faccio, 10-20 casi concreti di conflitto vero e proprio, di potere, con interessi costituiti, nei quali la forma partito PD non ha saputo dare nessuna risposta perché era totalmente invischiata nello scontro del potere. E se finché noi siamo dentro l'economia globalizzata che vogliamo in qualche modo disinnescare, noi non riusciremo mai a trovare la parola magica che ci riconcilia con questo mondo. Concludo con un'ultima cosa, un'ultima citazione, che era quella di Massimo D'Azeglio, che nel 1845 fece un famoso pamphlet, Gli ultimi casi della Romagna, per parlare del bisogno di ricostruire la nazione. Dice, guardate,
Finora abbiamo sempre parlato di Costituzione, ma la Costituzione, le parole della Costituzione sono cose che non scaldano le menti, non scaldano i cuori. Ci vuole la nazione, perché con la nazione tu mobiliti le masse. Se tu parli di Costituzione, mobiliti gli intellettuali. Quindi cambiamo parola d'ordine. Ecco, io credo che prima di arrivare lì, dove bisognerà arrivare, noi dobbiamo questo chiarimento di fondo, che è un chiarimento di fondo radicale su quello che vogliamo essere, dobbiamo essere, al di là delle tesi che giustamente Fausto faceva, ma poi caliamole nella nostra realtà, facciamo questi conti e poi ripartiamo.